Bene, noi siamo alle pagine 31-34 del libro Sereni e forti nelle tribolazioni, quindi riflettiamo sulla croce, mistero di carità e di grazia. Notate che per i pagani la croce era follia e supremo tormento, per i giudei che aspettavano il trionfo del Regno di Dio la croce è uno scandalo. Beh, oggi abbiamo molti cristiani che in realtà di cristiano hanno poco, sono più pagani o giudei. Cioè, perché per loro quando arriva la sofferenza è un tormento inutile, necessario, ma non si può evitare, e soprattutto è una pazzia, anzi, sono scandalizzato. Il venerabile Lanteri praticò, ad esempio, spesso anche la Via Crucis, seguendo gli insegnamenti di Sant'Alfonso e la suggerì alle persone da lui dirette spiritualmente. La meditazione della Via Crucis è un invito a percorrere la via dell'amore che obbligatoriamente ci fa percorrere momenti di oscurità e di orrore. Quindi quando io percorro la Via Crucis, io percorro, questa sarà anche la mia strada, che ha dei momenti di buio, di orrore. Ci sarà sempre quello pronto a darmi un bel spintone, a farmi, come si dice, lo sgambetto. L'hanno fatto con Gesù. Ecco, ma perché io mi devo terrorizzare se poi capita a me? Ecco, questa è la cosa curiosa, no? Quindi a volte noi guardiamo la Via Crucis come un film dove io sono esente. Ecco, Gesù, sei stato bravo tu, ma se lo mandi a me io perdo la fede in te. Quindi molti hanno una visione che hanno il terrore del mistero della croce. Sant'Alfonso insegnò non solo a fare la pia devozione, ma a partecipare alla passione di Cristo. Cioè dovremmo pian piano educarci nell'idea che tutti siamo chiamati a partecipare alla passione del Signore. Tutti. Viene il momento per tutti. Poi tu ti puoi ribellare, puoi morire come il cattivo ladrone bestemmiando. Scelta tua. Ecco, ognuno di noi può fare la sua parte. Quindi Sant'Alfonso dice che bisogna partecipare alla passione di Cristo e lo evidenziò nella strofetta da lui composta come ritornello dalla prima alla dodicesima stazione. E lui aveva questa strofa, no? Dall'una all'undicesima diceva di cantare queste parole: caro Gesù, a morire tu vai per amor mio, voglio venire anch'io, voglio morire con te. Questa dall'una alla dodicesima, e ripeteva queste frasi, no? Poi per le ultime due stazioni invece la strofa diventa: caro Gesù, già morto sei tu per amor mio, voglio morire anch'io, voglio morire con te. È interessante, questo è un modo molto semplice. Poi lui era anche un musicista, basta pensare al canto Tu scendi dalle stelle, che lo cantiamo ancora adesso, quindi sapeva mettere anche quel messaggio, quindi tu vai per amor mio, voglio venire anch'io, voglio morire con te. Padre Lanteri fu aiutato a entrare nel mistero della croce grazie alla Santa Messa. Ora, al suo tempo, la Messa era detta secondo il Missale Romanum del Concilio di Trento, in cui era ben sottolineato il carattere sacrificale della Divina Eucaristia. Cioè, noi nella Eucaristia è più l'aspetto di cena, ma non dobbiamo dimenticare che il mistero dell'Eucaristia è Gesù che muore sulla croce, dà la vita per me e mi apre la via della vita eterna. Quindi per noi diventa tante volte la messa: che bello che ci siamo trovati assieme, dai, oggi è la festa della mamma, cerchiamo di fare in fretta, quindi dopo ci sono le torte per la beneficenza, anzi poi le mangiamo tutti assieme, Presto dobbiamo fare la messa, andiamo avanti. O dici, cioè l'aspetto sacrificale si è perso molto, c'è più l'aspetto conviviale, di stare assieme, che certo che è l'ultima cena, però che dobbiamo stare un po' attenti. Quindi sull'altare viene celebrato il sacrificio della croce. La Santa Messa è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù Cristo offerto sotto le specie del pane e del vino. Fin dall'inizio il sacerdote, rivestito dei paramenti, si mette di fronte all'altare, orientato verso la croce. Una volta, prima della Riforma, l'altare andava alla croce. Adesso è chiaro che ci deve essere sempre un crocifisso vicino all'altare, non sempre. Però una volta era magari molto più visibile. E fatta la debita reverenza, si segna con il segno della croce. Continui sono i segni di croce. Una volta, nel vecchio Messale Romano, erano continui.
Per la recita del credo si prescrive che, dette le parole credo in un Deum, si debba fare un inchino alla croce. Era pieno di inchini, gesti, però il significato era chiaro, la centralità del mistero della croce. Lo stesso Gesù Cristo che si è offerto sulla croce è quello che si offre per mano dei sacerdoti, suoi ministri, sui nostri altari. Tra il sacrificio della messa e quello della croce vi è questa differenza e relazione. Gesù Cristo sulla croce si offrì spargendo il suo sangue, invece sugli altari egli si sacrifica senza spargimento di sangue e ci applica i frutti della sua passione e morte. Dopo la riforma della liturgia, la diffusa in, tante volte imposizione della comunione sulle mani, no? Perché a volte è diventata un'imposizione anche adesso di per sé, la CEI dice preferibilmente, cioè non è da imporre, ecco, sulle mani, ma comunque la celebrazione della messa sta sempre più diventando una cerimonia per pochi amici in cui si va a prendere l'ostia quando se ne avverte il desiderio. È tristissimo quello che ha causato il Covid in tanti, che sono proprio allontanati dall'Eucaristia, si sono allontanati, quindi è tristissimo. E prima ci meravigliavamo di vedere file di persone alla comunione senza confessarsi, adesso non vediamo più nulla. E prima si è allontanato dalla confessione, adesso si è allontanato dall'Eucaristia stessa. Eliminata la balaustra, le file e la comunione sono simili a quelle fatte per recarsi alla posta del supermercato. Forse solo all'ultimo ci si rende conto che non è la cassiera, ma un amministratore del sacro. Le mancanze di rispetto verso il corpo del Signore sembrano essere istituzionalizzate. È vero, bisognerebbe insegnare di più come fare la comunione. A volte, anch'io voi lo vedete a vostro modo, ma anch'io lo vedo qua dal sacerdote, queste file, dove poi uno fa la marcia indietro, va addosso a quello dell'altro, poi se la prende in mano, in teoria dovrebbe farla davanti al sacerdote, ma magari la fa passeggiando, tornando indietro. Dico, insomma, tutta sta fretta, sta agitazione, mentre invece dovrebbe, insomma, è il mistero della croce. Del resto una celebrazione ridotta a pranzo di lavoro per programmi più politici che religiosi, orientata a smantellare la dottrina dogmatica e morale della Chiesa, può ben esigere di avere camerieri con guanti e pinze, magari sono un po' forte, ma lo dico quello che in questo momento per voi amici a riflettere. Cioè a volte è triste quando senti che nell'omelia il tal prete, tutta l'omelia fatta su quel politico. Che c'entra? Cioè non lo so, a volte ci si perde in programmi elettorali, fino a finire la messa con, non so, una mattina mi sono svegliato, bella ciao, ma scherziamo. Cioè, boh. Cioè questo diventa anche, e poi pure magari i sacerdoti che negano quello che è affermato nel catechismo, omelie che sono contrarie alla dottrina. Non a caso Papa Francesco, mentre da un lato giustamente ha visto che bisogna ridurre la libertà della messa in latino, dall'altra parte ha chiamato però tutti i sacerdoti a celebrare la messa secondo le norme del messale, non che la messa il fai da te, fai quello che pare, piace, pensi. Anche lì, e per cui diventa la messa così, boh. Se molti cattolici e gli stessi sacerdoti fossero veramente convinti che Cristo è realmente presente nell'Eucaristia, lo tratterebbero così? La crisi della Chiesa, secondo me, oggi è anche la crisi della fede eucaristica. Cioè le chiese sono chiuse perché gli unici che le visitano in tanti luoghi sono i ladri, quelli ci tengono ad andare in chiesa, ma altrove io vedo gli orari della chiesa chiuso, apre giusto per la messa, poi chiude. Tanto non ci va più nessuno a fare un po' di adorazione eucaristica, a fare la visita, ma questo da quel tempo, Sapete che anche Francesco di Fatima, il bambino, diceva, sapeva che aveva poco da vivere, fa, io vado in chiesa, tanto Gesù è sempre solo, lo diceva già a suo tempo, Gesù è sempre solo. Ma infatti diceva, vado a trovare Gesù nascosto. Ecco, quindi Dio diventa un essere lontano, che contempla impassibile la sorte degli uomini e che dai fedeli può essere visto a debita distanza grazie al televisore. Quindi tutte ste messe col televisore mi sembra un tantino esagerato dal mio punto di vista. Una, due, tre, ho capito, ma adesso non esageriamo. Ma tu non vai che no, me la guardo al televisore. Boh, quando uno potrebbe andare, non è partecipare a un film. Cioè, boh,
dobbiamo anche lì ritornare anche a una fede forte nell'Eucaristia, che sta andando meno, sempre meno, sempre meno. Quindi è chiaro che poi sempre anche meno giovani avranno desiderio di diventare sacerdoti. E qui dico, ma risolviamo il problema, ordiniamo anche le donne, quindi risolviamo il calo dei maschi, aumentiamo le donne, come se si fa così sul tavolino e risolviamo i problemi della fede della Chiesa, come se avere chi guiderà la presidenza, risolviamo il problema, quando c'è evidentemente un calo enorme di fede. Non è solo il calo di ministri, è legato al calo di fede, è evidente. E sapete quando anche in passato noi come apostolato alla preghiera avevamo i primi incontri in via Garibaldi, io ho detto che bello, andiamo in via Garibaldi, lì passa un sacco di gente. Ma ho visto che in chiesa non entrava nessuno. Questo mi ha colpito, non me lo vengono a raccontare. Quindi noi eravamo lì, dice, è una bella occasione che abbiamo di fare la messa lì, proprio in via Garibaldi, fuori una fiumana di gente, ma che per errore non entrasse in chiesa era proprio. Dico, questi sono i fatti. Non è il pessimista che parla, sono i fatti che parlano. Però facciamoci delle domande, eh? Facciamoci delle domande. Qui a noi la scelta, poi se vogliamo vivere da morte alla grazia o morire da viventi in Lui. Quindi questo allontanarsi di tanti dalla confessione, dall'Eucaristia. Pian piano guarda che tu adesso stai andando avanti, la tua anima va avanti per inerzia, no? Con quello che hai ricevuto in passato, ma questa inerzia poi si fermerà. E qui sarai tu morto alla grazia di Dio. E seguire la fede non è seguire, ma io le mie idee, giusto? Tu segui le tue idee, non stai seguendo Gesù Cristo. Questo è il problema. Quando sento tanti, ma io le mie idee, hai detto veramente, hai le tue idee, ma la fede cristiana è seguire Gesù Cristo, non le mie idee. C'è un abisso. Invece abbiamo ridotto anche la fede a ideologia. A ideologia. Ma le ideologie sono state un disastro per il XX secolo. E forse qualcosa lo sono ancora per il XXI secolo. Quindi stiamo attenti. Quindi abbiamo bisogno veramente di avere un'esperienza forte del mistero della croce, un mistero della croce che, come appunto diceva Lanteri, ci viene trasmesso anche all'interno della Santa Messa, dove lì posso veramente vivere questo mistero che Gesù muore per me e dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, nutritevi di me. Sentire che sono un peccatore, ho bisogno di quella grazia. E quindi proseguiamo la messa con questa grande fiducia e soprattutto crescere nel vedere la croce un mistero di carità e di grazia. E come sempre, noi avvicinandoci all'altare portiamo non solo le nostre intenzioni, ma di tutti. Cioè, questo è anche il bel problema di oggi. Come si può scuotere la comunità cristiana e dire abbiamo bisogno di persone che preghino adesso in questo momento. Ma ognuno prega per i fatti suoi, questa è la tristezza. Quindi, per questo invece si deve sentire l'imperio. Però Gesù nel Vangelo ha detto: non temere, piccolo gregge, e per le preghiere dei buoni molte sofferenze nel mondo verranno limitate. Quindi questo dice la Scrittura. Quindi anche noi dedichiamoci a questo. E ahimè, invece, vedo con orrore molti cristiani che piuttosto che andare in chiesa, però sono sempre con sto cellulare a vedere tutte le apparizioni possibili. Infatti io faccio la battuta finale, forse dobbiamo cambiare programma un altro anno, cominciamo a dire che anche io ho delle visioni. Vedete che qui la cappella si riempirà di gente, si riempirà di gente, tac, la gente cerca, in quel posto d'Italia hanno l'apparizione 2 o 3 giorni, quell'altro ce l'hanno 2 volte al mese, quell'altro, e la gente si muove a cercare, soprattutto le apparizioni più sono catastrofiche, qui la gente corre. Perché la Madonna ci sta terrorizzando dal cielo, no? Quindi ci sta terrorizzando, non ci sta dicendo di convertirci, ma ci terrorizza. Quindi che tristezza, io vedo fatto tutto questo, e come la gente è debole nella fede. Per questo cerchiamo di mettere non il terrore, ma mettere veramente l'amore per il Signore, che è così nascosto nell'Eucaristia, nascosto veramente nella vita di tutti i giorni. E se lo dato Gesù Cristo.